i ragazzi, lontano da occhi discreti dai genitori, consumavano la loro luna di miele per qualche giorno, insomma, per conto loro. Però poi tornavano dopo qualche giorno a chiedere il perdono, però garantendo di sposarsi da lì a poco, nel giro di qualche giorno. Storia, cultura, tradizioni ed un immaginario viaggio nel tempo nella Taranto di fine 800 fino agli inizi degli anni 80 del secolo scorso, con racconti di vita comune tra borgo antico, cantieri tosi e arsenale, e poi la narrazione della tragica notte di Taranto con il bombardamento della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Era il giugno del 1940 e al grido di tutti in piazza, in una piazza della Vittoria gremitissima, Taranto entra ufficialmente in guerra. Questo ed altro nel monologo dell'attore Antonello Conte, andato in scena venerdì sera al Teatro Padre Turoldo di Taranto, dal titolo Vi racconto Mark Pol, personaggio tarantino noto ai più al secolo Amedeo Orlolla, il più famoso strillone della città dei due mari, che per pochi spiccioli vendeva buste con schedine sisal per regalarti illusioni e sogni. Mark Pol è stato un personaggio di una città genuina che non esiste più. L'attore Antonello Conte lo ha ricordato con questo spettacolo e con la frase tipica del tormentone che ha sempre contraddistinto Orlolla quando voleva vendere la busta con le schedine. A uemo! Mark Pol, perché tanti si chiedono, ma perché è stato chiamato Mark Pol? Non ci sono varie categorie di pensiero. Beh, quello vero, la motivazione vera è che tra le tante cose che fece il papà Giovanni in giovinezza fu caricatore e trasportatore di fiducia della regia nave Marco Polo, per cui quando arrivava la nave in porto gli amici gli dicevano arrivata Marco Polo, per cui dopo la morte di Giovanni il soprannome passò da padre in figlio, Amedeo Orlolla alias Marco Polo.